Ragazzi, buon pomeriggio e buonasera. Siamo qua a elencarvi i top flop della San Sebastian, una gara un po' particolare, direi. La faccia del Musà è tutto un dire. È stata una gara un po' pazza, diciamo, imprevedibile, un arrivo alquanto impronosticabile, direi. Guardiamo innanzitutto un pochino di highlights in maniera veloce e rapida. Eccoci qua. Allora, la gara era abbastanza difficile, il tracciato è bello, il problema è stato condizionato dalla pioggia e è stata una gara difficile appunto per questo. Allora, José Romo se ne va da un gruppo di inizialmente 13 corridori, se ne va sullo Jai Schibel, c'era Calmejan, Roas, Conti, Hardy, Rabiushenko, Vizcarra, Scherer, Romo appunto nella fuga, erano in 13. Il gruppo dietro cerca di andarla a riprendere, poi sull'Erlaiz, la salita prima del Mur de Tontorra, se ne va Landa e Simon Carr. Landa fa un famoso scatto all'indietro, cioè scatta e poi torna indietro, non ha una gran gamba. Era il ritorno alle gare. Simon Carr se ne va da solo. Dietro cercano un po' di organizzare un inseguimento, più che altro era la Trek che tirava dietro. Mentre in discesa rientrano Moric, Honoré, Paules e Lorenzo Rota su Simon Carr, quindi due della EF. Dietro la De Koenig rimane un po' passiva e Landa casca, rovinosamente no, però casca, dice non si sia fatto niente di che. Sul Mur de Tontorra se ne va Paules, Simon Carr si stacca, aveva lavorato molto bene per Paules. Dietro Moric e Honoré riescono a tenere la ruota e rientrano sul finale di salita e Lorenzo Rota rientra in discesa, ma in discesa Moric sbaglia la curva, Honoré li va dietro, pricchia nel muro e Lorenzo Rota per evitare la bici di Honoré casca a sua volta. Lorenzo Rota non rientrerà più, Honoré invece rientra, si vanno a giocare la volata. Io sinceramente pensavo Honoré vincesse, probabilmente ha preso una bella botta. E la vittoria va a Paules, che va a vincere, direi abbastanza meritatamente, perché la EF ha fatto una bella gara, ha attaccato nel momento giusto, ha sfruttato le insidie del percorso. È stato anche fortunato Paules perché Moric ha sbagliato la curva, Honoré è andato dietro e è caduto, Rota è cascato, anche lui a sua volta, Paules è l'unico che si è salvato in quella curva. E poi sono rientrati gli altri, ha risparmiato un po' di energie e poi si è giocato tutto nella volata finale. Allora, Mulà, giudizio su questa gara prima di passare ai top flop? Penso che sia stata la corsa più triste dell'anno, seriamente, un pomeriggio perso a vedere questa gara veramente deludente. Penso ci siano dei motivi e in questi motivi si sono in primo luogo le Olimpiadi che hanno sicuramente scombussolato un po' i piani, no? Dei corridori e quindi cioè, c'erano tanti corridori che non hanno recuperato, magari Yates, Mollema, o altri, insomma, Simon Yates anche, no? Che magari non, diciamo, non era ideale, no? L'Olimpiade rispetto a questa gara. E poi delle tattiche, cioè, sicuramente mancava la gamba, e quindi questo era il motivo, delle tattiche incomprensibili. Della De Veramente, cioè, allora la De Koenig intanto hai alla Filippi in squadra e non punti su Honoré perché per principio o non lo porti alla Filippi oppure non puoi non aiutare, non dare un cambio, mandare Honoré. Infatti sei arrivato terzo e quindi hai pagato. Probabilmente alla Filippi avrebbe vinto perché mi sembrava stesse bene, ma soprattutto la Ineos e la Jumbo che sono completamente scomparse dalla corsa nel momento clou, quando dovevano tirare e dare una mano alla Trek, sono svanite nel nulla. Io mi chiedo, va bene, non avranno la grande gamba, però non puoi non mettere neanche un uomo davanti, non hai nessuno in fuga, tenta qualcosa, fai qualcosa. Così una gara così anonima, proprio cioè disinteressati completamente, veramente. Allora, voto zero a questa cosa. Questa è la mia analisi. Guarda, io ti dico che allora, Alaphilippe non ha preso la minus, diamo subito questa anticipazione, ma gli sarebbe meritata, cioè gli sarebbe toccata. Perché? Perché io non so se era
direttive sue, è stata una direttiva dall'ammiraglia, quella di mandare un re a fare il blocco, lo stopper davanti, perché poi inizialmente un re non tirava, no? E lì dici va bene, lo portano in carrozza, anche se Vabbè, sì. attenzione, c'è il Mur de Tontorra che onorè, ora non è Poi, un fulmine di guerra, onore, cioè, voglio dire. c'è la Filippi dietro, nel senso. È quello. Però finché stava a ruota passivo, non tirava, Sì, quei tre si portavano vero, dietro uno che non avrebbe mai tirato fino agli ultimi 100 metri dell'arrivo, a ci meno che non sta. lo staccavano, e quello ci poteva stare. No, ha iniziato a collaborare a un certo Sì, punto. poi hanno deciso proprio di lasciarlo andare, Sì. di dargli la possibilità. Terzi. Anche perché poi dopo poco avevano 40 secondi di vantaggio, quindi tra la penultima salita e il Tontorra erano arrivati a 40 secondi e poi addirittura anche a 1 minuto. E quindi probabilmente lì hanno visto che anche se Alaphilippe avesse attaccato non sarebbe potuto rientrare. E quindi poi hanno puntato su Honoré. Però è sbagliato, cioè, come si diceva anche l'altra volta quando non mi ricordo che su che gara si parlava, che c'era appunto uno stopper andato davanti, no? E un compagno di squadra. Ragazzi, se te c'è un capitano e il capitano è il favorito della gara, il E più oltretutto mi forte, sembrava che comunque stesse bene, sì, perché avesse una buona gamba, senz'altro, cioè. anche perché non è andato alle Olimpiadi, quindi comunque lui non ha fatto tutto sto fuso orario, andata e ritorno, come qualcuno, vedi gli Yates, ad esempio, no? Quindi stava bene. Bernal era al rientro dopo, no? Dopo il giro Covid, Landa era al rientro alle Sicuramente corse. sì, sicuramente il maltempo ha influito perché ci sono corridori che puntano già alla Vuelta. E chiaramente in un percorso del genere non si sono presi rischi, quindi hanno preferito correre tranquilli senza Landa anche senza rischiare, rischi è cascato. anche senza rischi è cascato uguale, perché ormai è segnato. Bisogna dire anche che ora poi lo diremo, anzi facciamo vedere subito i top e i flop di questa San Sebastian. Eccoci qua. Allora, abbiamo Poles più 3, Honoré, Moric più 2, Honoré più 2, Rota più 2, Covid più 2, Eiking più 1. Non c'è Alaphilippe chiaramente perché onestamente era quasi da minus per come ha gestito la corsa la De Keuning. Perché, come abbiamo detto, se hai la Philippe, sì, va bene Honoré, va bene uno stopper davanti, però fai la gara su Alaphilippe, tieni Honoré magari lì nel gruppo, fai tirare lui e non fa andare via la fuga. E Alaphilippe probabilmente vincevo, comunque aveva moltissime probabilità di vincere. Più di Onore. Poi, se Honoré vinceva, tanto d'applauso alla De Ma non Keuning, ha perché qualcuno vinto, me l'ha data, ma capito? non Non ha ha vinto. vinto. Ora ci sta che magari abbia preso una bella botta nella caduta e quindi boh, non lo so, quello vedremo. Poi minus, e qui ci sarà sicuramente un po' di polemica. Allora, Landa meno 2, Yates meno 2, Ulissi meno 2, Bernal meno 1, Simon Yates meno 2, Kelderman meno 1. Allora partiamo con i caduti: Landa meno 2, Kelderman meno 1. Kelderman ha portato un meno 5, ragazzi, costava molto più della media dei partecipanti, se non erro 32, e quindi non ci si aspettava chissà cosa dal Kelderman. Però ci si aspettava che cadesse, quello sì, è tornato alle sue abitudini, diciamo. Sì, ci si aspettava perlomeno un qualcosa. È cascato, ha portato 5 punti e basta. E quindi, come sapete, le regole sono queste. Quindi, un meno uno di ufficio, diciamo. Landa meno due perché sì, è caduto. Ragazzi, ha fatto uno scatto all'indietro. Nominerei, ecco, lo scatto all'indietro perché è scattato e essere staccato da Simon Carr in una salita più o meno impegnativa, però. Dai, no, Landa purtroppo non ha ancora la gamba, quindi tu tanta stima per Quindi Landa, in però prospettiva Vuelta, che è molto vicina, insomma, non prospettiva è Vuelta, incoraggiante. non lo so, io ho fatto l'errore di comprarlo per il campionato e vedremo. I È più fratelli probabile che si lanci nelle fughe, poi, se poi vede che non ci sta, ci riesce. sta. Quindi piccolo spoiler per la Vuelta. Ah, Adam Yates e Simon Yates meno 2 entrambi costavano più o meno simili, un pochino di più Simon. Mai visti. Te l'hai visti gli Yates oggi? no, no, zero. Simon Yates secondo me è veramente stanco, ha corso troppo, giro, tour, Olimpiadi, è arrivato lungo. Adam Yates è veramente deludente, probabilmente, ti ho detto, l'una spiegazione che mi do è che non si sia voluto prendere dei rischi inutili in vista della Vuelta, però
È una spiegazione così, Lì mia. però su Adam c'è da capire, perché la Vuelta sembra che la Ineos porti una gran squadra e quindi anche lì c'è da capire se farà il capitano unico o no, eh. Perché No, Bernal a ormai la quanto Ineos. pare va alla Vuelta, Sì, no, quindi ormai la Ineos punta sempre su due e poi non arriva neanche uno. Però poi per il resto. Sì. vabbè, a giro hanno vinto, dai, a giro è andata bene con Bernal. Allora, l'ultimo è Ulissi e Bernal. Allora, Bernal, perché Ulissi e Bernal? Ulissi meno 2, Bernal meno 1. Perché Ulissi era uno dei favoriti della gara, perché la gara si addice a Ulissi, era in forma, veniva da un ottimo giro di Sardegna, non ha corso le Olimpiadi, si è Pioggia. piantato, pioggia, La pioggia non è quella che non la regge. È quella che lo frena, infatti. Però se non avesse piovuto, magari era uno dei favoriti. Purtroppo c'è anche queste condizioni meteo e Ulissi, diciamo che non ha dato il meglio di sé. Era un papabile vincitore, le caratteristiche per Sì, vincere una gara del genere certo. ce l'ha. Era lì, la UAE stava tirando per Ulissi fino al Mur de Tonторra e poi anche lui si è defilato, ha fatto fare la volata a Covi, un ottimo quinto, e Ulissi è arrivato dietro, anche staccato dalle altre cose, quindi la minus ci sta. Bernal meno uno perché non ci si aspettava chissà cosa, era ritorno alle corse, ma ha tirato la volata a Moscon, cioè nessuno ha provato uno scatto, un qualcosa su Tontorra, nessuno, nemmeno la Philippe tra le altre cose, quindi non ci No, no, sono è state. stato bello proprio la delusione della gara, cioè il niente, capito? Il niente di niente. Anche chi non aveva nessuno davanti, capito? Cioè, disinteresse totale. Sì, Quindi è c'era giusto anche. punirgli. Sì, anche Vingegaard, ad esempio, poteva magari provare qualcosa, invece non ha provato nulla, però Vingegaard costa il giusto e quindi non Guarda, è. due delusioni extra che non, magari non calate per il prezzo, eccetera, eccetera, che probabilmente anche loro hanno pagato, non lo so, il maltempo, non lo so. Luis León Sánchez e Gorka Izagirre. Uno era in forma e comunque conosce bene la corsa, ha già vinto 2 volte, l'altro comunque basco, no? Non era andato malissimo neanche alle Olimpiadi, mi aspettavo di più, sinceramente. Sì, Invece Spagnoli, allora, cioè la Luis, stana, diciamo la stana, dai. entrambi costano il giusto, quindi quando un corridore, per chi non l'avesse ancora capito, lo spieghiamo adesso, quando un corridore costa sotto i 20 fantamilioni Difficile. è difficile calarlo, perché comunque sono corridori che possono fare il numero, ma sono corridori di medio valore, quindi è difficile che un corridore sotto i 20 faccia l'exploit. Poi è capitato, per l'amor del cielo, Però però dalla stana oggi ci si aspettava di più, dai, sinceramente, con uno spagnolo, un basco, avevano anche fatto delle dichiarazioni incoraggianti, non ci sono stati. Però io, guarda, probabilmente con una giornata di sole e di caldo avremmo avuto un ordine d'arrivo completamente diverso, Un po' quello non me lo diverso. leva nessuno dalla testa. Un po' diverso. Allora, facciamo così, facciamo un riassunto anche completo dell'ordine d'arrivo, giusto per essere precisi. Eccoci qua. Allora, questo è l'ordine d'arrivo della gara. Poles, Moric, Honoré, Rota, Covi, Alaphilippe, che comunque ha perso la volata da Covi. Hacking, Vingegaard, Ah. Moscon, Mollema decimo, anche lui scarico, Serrano, Van Gils, Padun, Ciccone, Simon Carr, che ha fatto un'ottima gara. Diciamo, lui è stato il grimaldello della situazione, direi. Perché col suo scatto, uno ha staccato Landa, è rimasto da solo, ha fatto rientrare il compagno di squadra, ha lavorato bene, e quindi la vittoria è in parte anche sua. Bernal, sedicesimo, Ulissi, diciassettesimo, Ayuso, ottimo, perché comunque dimostra di essere un corridore valido, perché per la giovane età, per la prima gara seria che fa tra World Tour, nel World Tour di professionismo, arriva comunque 18esimo insieme a Ulissi, ecco, per darvi un'idea di che corridore potrebbe Io mi essere questo aspettavo di Ayuso. più, però Vabbè. probabilmente anche lui ha pagato la prima gara così, con la pioggia, sicuramente non c'è esperienza e quindi sì, però un qualcosina di più mi aspettavo, sicuramente. Poi Gorka Izagirre, Rubén Guerrero, Fernández, Simon Yates, Chris Hamilton, Omen, Yates, Hindley, Adam Yates, Bouchard e via dicendo tutti gli altri. Ben Hermans, che
che aveva dichiarato, l'hai vista l'intervista di Ben Ermans, che dichiara: se mi avessero portato all'Olimpiade avrei aiutato Però perché lui ha detto che uno è l'unico belga, che va bene col caldo, quindi anche lui poi oggi si è spento sotto l'acqua. No, è stata un'intervista abbastanza strana di Hermans, perché voglio dire, ci sono tanti corridori della nazionale belga forti. Ora, lui non è sicuramente Lo so, uno dei però lui primi. era uno che sarebbe stato disposto a fare gregario, quello sì, Bravo, però come si diceva, voglio. bisogna sempre fare una formazione bilanciata, è vero. Io ti faccio una domanda in chiusura: chi ti aspetti possa diventare il nuovo CT della nazionale? Visto che è successa questa cosa, chiudiamo così, facciamo un extra, diciamo, sul Cassani che viene via da Tokyo in anticipo, quindi non guarda neanche le prove su pista. E torna perché si sospetta un cambio di CT a livello di nazionale di ciclismo. Che Può dici darsi, riguardo? può darsi, può darsi, cioè, i segnali ci sono. Ora non lo so, se mi fai. Hanno fatto diversi nomi, Bramati, anche se Bramati, non sì. penso che sia interessato, secondo me, però Bramati, poi Bugno, non mi convince, Martinelli sarebbe il top, secondo me. Martinelli della Stana. Sì. Era, anche lui è circolato anche il suo nome, no? Cioè uno comunque di grande esperienza, un uomo di ciclismo, dai, di esperienza in corsa, poi conosce bene l'ambiente. Il mio come nome farei quello, poi non so te. Ok, no, io aspetto Marcello Piazzano che c'ha una bomba da tirare sul nuovo CT Aspettiamo, della nazionale. Marcello allora, dai. Ragazzi, come sapete, noi non monetizziamo al momento i video, quindi come vedete passano le scrittine sotto. Ah, la grafica sopra la stiamo cambiando, quindi siamo diventati quasi seri. Come leggete sotto, se mettete mi Ora non piace esagerare. ci aiutate a far crescere il canale, quindi semplicemente un mi piace, condivisione dei video, ci aiutate e soprattutto iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, non vi costa nulla. Cliccate su iscriviti con la campanellina accanto, perlomeno siete sempre aggiornati e ci fate crescere. Concludiamo dicendo: Mulla, che domanda li facciamo Commentate, offendete pure chi vi pare. Allora, Anche no, noi. commentate la gara se siete d'accordo con le minus e le plusvalenze che abbiamo dato alla San Sebastian. E se vi è piaciuta più o meno la gara, noi non siamo così entusiasti di quest'ordine d'arrivo, anche se bisogna fare i meriti a Lorenzo Rota, ad esempio, che è arrivato lì davanti, a Covi Peccato quinto. che è peccato. Peccato che è caduto, perché comunque qualcosa di buono poteva fare. Comunque, quarto posto non è male, fa sempre curriculum. E un ordine d'arrivo che è un po' atipico, come abbiamo detto, però in generale tutta la gara è stata un po' anonima, ecco, complice il Col maltempo. freno a mano tirato, direi, la definirei così. Peccato perché il percorso Mulà è bello, il percorso a San Questo è Sebastian bello. è bello, dimostrasi appunto la vittoria di Evenepoel 2 anni fa. L'anno scorso non c'era causa Covid, la San Sebastian, però Dai, vabbè, è diciamo andata che le così. Olimpiadi hanno un po' sballato tutto, dai, diamo la colpa alle Olimpiadi. Diamo la colpa alle Olimpiadi, quindi per la San Sebastian ci vedremo nel 2022. Ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale e alla prossima. Arrivederci.